grandissima nazione durante il suo tour europeo. Ora vi invitiamo ad ascoltare la conferenza "Per conoscere Dio, dobbiamo essere Dio", tenuta dalla Somma Maestra Qinghai a Roma, in Italia, il 22 maggio 1999. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. Thank you. Grazie. Grazie. I used to be able to speak some Italian about 15 years ago. 20-15 anni fa riuscivo a parlare un po' di italiano. Now I can only understand some. Ora invece lo capisco appena. Everything we don't practice, we forget. Tutto quello che noi non pratichiamo, dimentichiamo. Same with the quality of God. Lo stesso vale per la qualità di Dio. We all read in the Bible that we are the children of God. Abbiamo letto nella Bibbia tutti che siamo figli di Dio. And that through Lord Jesus Christ we'll be redeemed and we will become pure. E che attraverso Gesù Cristo noi saremo con Lui e diventeremo puri. But sometimes we forget that. Ma qualche volta ce ne dimentichiamo. And that's why sometimes we need to be reminded. Ed ecco perché qualche volta bisogna che qualcuno ce lo ricordi. That's just by the way, good evening. A proposito, buonasera a tutti. And I hope you enjoy your day and your life. Spero che la giornata vi sia piaciuta e che anche la vostra vita vi soddisfi. I enjoy very much coming back to Rome again this time. Mi è molto piaciuto tornare a Roma di nuovo questa volta. I have spoken to one of my friends last night through the phone that it has been so long since I am away from Italy, I almost forgotten how beautiful it is, especially in Rome. Parlando con un amico al telefono ieri sera, ho ricordato a questo mio amico che mancavo dall'Italia da tanto tempo e che quindi avevo dimenticato quanto era quanto fosse bella, specialmente Roma. Actually, how can I forget all this magnificent architecture and all this beautiful surrounding in Rome? How can I ever forget it? Come ho fatto a dimenticare la bellezza dell'architettura di Roma e dei dintorni di Roma? Beh, l'ho fatto, me ne sono dimenticata. And the people here are so exceptionally, extremely hospitable, and I even forgot that. La gente qui è così straordinariamente, e dico straordinariamente, lo ripeto, straordinariamente disponibile, ospitale. Anche questo avevo dimenticato. So it seemed like first time I came here again, first time. Quindi mi sembra come di tornare qui per la prima volta, di essere qui per la prima volta. And everything is like surprised, excited and interesting. E tutto è sorprendente, eccitante, interessante. Of course enjoyable. E anche divertente. I mean, I'm surprised because people in this capital city are extremely busy. Like in every other capital town, people are busy because life is kind of more in a hurry. But they took time to talk to you if you need something. They took time to instruct you if you need direction. They took time to take care of your need until you are satisfied. La gente in questa città mi sorprende perché, pur essendo estremamente occupata come in tutte le capitali le persone sono occupatissime e vanno sempre di fretta, ma la gente qui ha tempo per fermarsi a dare delle informazioni sulla direzione della strada, per esempio, o ad occuparsi dei bisogni di un'altra persona, o a parlare con qualcuno, trova il tempo. And that's what I experienced when I first landed in Rome, now, at this time. E questo è quello che ho provato stavolta quando sono atterrata qui a Roma. Even on a very busy street, the cars just stop right in front of me, so that I alone, just one person, a stranger, cross the street in leisure. Yes.
Ho notato anche che, pur essendo molto affollate le strade, le macchine si fermavano davanti a me. Ero una persona sola che doveva attraversare la strada, eppure si fermavano in modo che io potessi farlo con agio. And that's not in hotel, it's not in the restaurant, it's not in the shop, so it's absolutely not commercial. E questo non avviene in un albergo, non avviene in un ristorante, non avviene in un negozio, quindi non è assolutamente un qualcosa fatto per profitto. They did that all the time. Ma lo fanno però, lo fanno tutte le volte. It happened to you? È successo anche a voi? Yeah? Ah, yes, yes. Sì, vedo, sì. So, that's the Italian people. Mm. Questa è la gente italiana. And long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days. Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei. And the whole family did the same. E tutta la famiglia ha fatto lo stesso. For nothing. Per niente, non è che ci abbiano guadagnato qualcosa. For no reason. Per nessuna ragione. Yeah, they're just born with kindness and love. Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura. So all these things happened again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I've forgotten, and it seems like the first time. Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia, e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo, e per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo. Similar to all of us, when we are introduced to heaven again the first time, we will also think it's the first time. E la stessa cosa succede a tutti noi quando ci presentano di nuovo il paradiso. Pensiamo che questo accada in quel momento per la prima volta. I think Jesus Christ has left great impression on this land. Ritengo che Gesù Cristo abbia lasciato una grande impronta su questa terra. Although the Lord has left us almost 2,000 years. Anche se il Signore ci ha lasciato quasi 2000 anni fa. So every good thing, even though it's old, even though it's out of date, it is always useful. Ma tutte le cose buone, anche se sono vecchie, anche se non sono più di moda, sono sempre utili. And every time we act kindly to people, we have create a great heaven between us and that person, and also in the surrounding. Tutte le volte che agiamo gentilmente nei confronti di qualcuno, creiamo una sorta di paradiso tra noi e questa persona e tra noi e le persone che ci circondano. Jesus has not conquered the world by atom bomb, by radioactive missile, but he has conquered with love. Gesù Cristo non ha conquistato il mondo con una bomba atomica o con qualche emissione radioattiva, lo ha fatto con amore. And that's what, unfortunately, some of us have not learned very well. E questo è qualcosa che noi, sfortunatamente, qualcuno di noi non ha imparato molto bene. If everyone in the world act like the Italian people, then we would have less war, more peace, and more prosperity for every nation. Se tutto il resto del mondo si comportasse come si comportano gli italiani, avremo sicuramente meno guerre, meno sofferenze e più prosperità in tutte le nazioni. Since the Lord Jesus had left us, some of us have forgotten how to walk in the way of God, how to act in the quality of God, how to even remember that we are part of God. Da quando Gesù Cristo ci ha lasciato, alcuni di noi hanno dimenticato come camminare sulle sue orme, come camminare nella qualità di Dio, come agire in conformità ai suoi insegnamenti. I'm very happy that the Italian people remember God very well. E sono felice che gli italiani ricordino Dio molto bene. It is a joy for me to be here to witness the marvelous, the wonderful effect
of the teaching of Lord Jesus upon humankind. E per me è molto, io sono molto felice di essere qui testimone meraviglioso e citato della gentilezza di Dio sul genere umano. Can we see how great an influence one person can have upon the whole race of the planet, or at least in some part of this planet, especially in Italy? E così vediamo quanto grande possa essere l'influenza che una sola singola persona può avere sul resto dell'umanità, almeno in parti di questo paese, specialmente in Italia. So one example is always better than thousand books of theory. Quindi un esempio è sempre meglio di migliaia di libri di teoria. Only love can have such great long-lasting effect. Solo l'amore può avere questo grande effetto di così lunga durata. For the Italian people, I can only praise and have my deep respect and joy to know you. E per gli italiani io posso solo apprezzarli e avere tanta felicità e tanta gioia di conoscerli. The Lord has blessed you so much, and it even manifests in your culture, in your architecture, in your artistic treasure that imprint upon your landmark during the time since in the Lord Jesus has graced your land with his teaching. Il Signore vi ha molto benedetto e i frutti di questa benedizione sono rispecchiati nella vostra architettura, nella vostra cultura, nel segno indelebile che hanno lasciato sulla vostra terra, e quindi questa è una grande benedizione da quando gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo sono passati su questa terra. Even in the modern time, so many artists also have emerged from your land and conquered the world with their love of beauty, and you know very well, so many famous artists are Italian. Molti artisti sono venuti fuori dalla vostra terra, anche nei tempi moderni, hanno conquistato il mondo con l'amore per la bellezza. Voi lo sapete che molti artisti sono italiani. So people in the world should learn from this example that we should conquer someone else's heart by goodness, by love, by beauty, by virtue, and not by weapons. Quindi il resto del mondo dovrebbe imparare che per conquistare il cuore di qualcuno bisogna farlo con la bontà, con l'amore, con la virtù, con la gentilezza e non con le armi. You know that your artists have conquered the world with their talents, with the beautiful fashion, with the jewelry, with fine raiment, and with so many beautiful paintings, sculptures, and so on. All the world have to come here to admire this masterpiece right in the heart of your land. Gli artisti italiani hanno conquistato il mondo con il loro talento e sono predominanti nel mondo della moda, della costruzione, della fattura dei gioielli, sculture, dipinti, sono dappertutto e tutto il mondo deve venire qui ad ammirare i capolavori che gli artisti italiani hanno creato. And the Ferrari, yeah. È uno dei più costosi, anche la Ferrari. Most famous, most expensive. Più famosi e più costosi. Even cars are made in Italy. Anche le macchine fatte in Italia. So, that's how much blessing you have. Quindi guardate quante benedizioni avete. I can go on and on, but I'm not trying to advertise for your economy, so we stop here. Potrei continuare ancora per molto, ma non voglio fare uno sponsor della vostra economia, per cui non voglio pubblicizzare la vostra economia. I just want to say that when we have so much faith in God, all of our dormant talents, all of the wealth of heaven even manifest into actuality. Quello che voglio dire è che quando abbiamo così grande fede in Dio, i talenti, le qualità si manifestano nella vita reale. And you're blessed with the Vatican right here also. E un'altra vostra benedizione è il Vaticano qui anche. And you're blessed with the presence of many benevolent, gracious popes in your land. E siete stati benedetti dalla presenza di molti papi benevolenti della vostra terra.
And you're also now blessed with the most popular Papa, one of the most popular, most beloved, holy person. E adesso il Papa attuale è un'altra delle vostre benedizioni, è una delle persone più famose e più amate al mondo. So, you should be very happy. Quindi dovreste essere molto felici. And you should thank God every day. E dovreste ringraziare Dio ogni giorno. I'm very blessed also to be here even just for a few days. Anche per me è una benedizione essere qui, sebbene solo per pochi giorni. So, for some of you, in case if you are not still very happy, if you still think that you really want to know God deeper, you really want to, can even talk to God directly, or touch God, or hug God, or even listen to God, then I can offer this additional bonus while I am here for a short time. Se alcuni di voi ancora non sono così felici e vogliono conoscere Dio più profondamente, vogliono, diciamo, toccarlo, parlargli, abbracciarlo, ascoltarlo, io posso fornirvi queste informazioni addizionali, questo premio addizionale mentre sono qui tra voi. Yes, one of the less fortunate things. Una delle cose meno fortunate di questo paese. Still pervading this continent. Che questo continente ha. I was wondering yesterday, I talked to my friend and I was wondering how such a friendly, pure grace people fall into this habit. E ieri parlavo con un amico e gli chiedevo come si potesse arrivare, per esempio, a fumare, come si prendesse il vizio. I told them I think they are too pure. Everybody just sell them anything and they just buy anything and just try it. E questo forse perché la gente è troppo pura e quindi compra tutto quello che gli si vende e lo prova. But it's one of the things that sometimes blur our vision. Ma è una delle cose che alle volte confondono la nostra visione. Because it causes some disturbance in the brain. Perché causa un disturbo nella mente. Only a few days in a smoking hotel, smoking airplane, smoking airport, smoking taxi, and I became like this. My nose bleeding. My ear cannot hear, my head swollen. How pitiful for people that they smoke every day like that. I feel really sorry. Solo pochi giorni in un albergo dove si fuma, in un treno dove si fuma, in un albergo dove si, in un aeroporto dove si fuma o in un taxi dove si fuma, ecco, guardate cosa mi è successo. Io non sento più bene, non respiro più bene, anche la testa mi fa male. È un peccato che la gente riesca a fumare così durante il giorno. So some of us, even though we love God, we want to know God, we doesn't know how to find God directly, and in the hunger for spiritual knowledge, for divine love, we grab anything that make us feel a little satisfied, a little intoxicated, a little blissful for a while, because these are the substitute that we could get at hand. Siccome vogliamo conoscere Dio, vogliamo parlare con Dio, allora ci capita di afferrare tutto quello che ci viene posto a portata di mano, perché questi sono sostituti facili da trovare e quindi ci possono soddisfare la fame che abbiamo della sete spirituale, della conoscenza spirituale, anche se per un solo momento. But like alcohol or drug or cigarette, they are actually poison. And they just make us even less close to God. Ma come l'alcol, le sigarette, sono soltanto veleni queste cose e ci fanno allontanare ancora di più da Dio. And that's why in the spiritual practice we have advised people to refrain from these harmful things. Ed ecco perché nella pratica spirituale noi abbiamo consigliato alla gente di astenersi da queste cose. Some of the tragic tolls of tobacco, 5.4 million smoking-related deaths per year worldwide. Cost of smoking-related illnesses,
$96 billion U.S. dollars in the United States alone. Depression, light and mild cigarettes, just as harmful. Causes cancer and diseases in animal companions. Harms lung cell DNA that regulates breathing. Speeds the aging process. Toxic residues of third-hand smoke. Heart disease, coronary thrombosis, cerebral thrombosis, and kidney failure. Cancer, mouth, liver, breast, and colorectal cancer. Lung cancer, esophagus cancer, kidney cancer, bladder cancer. Chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, bronchitis, stroke, impotence. Additional harms for secondhand smoking. Childhood arteriosclerosis leading to heart attacks and strokes in adulthood. Sudden infant death syndrome. Infertility, miscarriages, and premature deliveries. Childhood asthma, bronchitis, ear infection, cleft lip or palate. Hyperactivity and aggression in asthmatic boys. Circulatory problems in women. Plus more. For help quitting, please visit some of the tragic tolls of alcohol. 2.3 million alcohol-related deaths per year worldwide. In Australia alone, 70% of adults are negatively impacted by another's drinking, with 43% affected by physical or verbal abuse. Over 100 British children each week call a hotline to express concern about their parents' alcohol and drug use. Cost of alcohol-related illnesses. $186.4 billion U.S. dollars in the United States. Up to $210 to $665 billion U.S. dollars globally. Disease. Higher amounts of alcohol increase the cancer risk. Even half a glass of wine daily increases the risk of mouth or throat cancer by 168%. Cancer of the liver, breast, colon, esophagus, rectum. Liver disease. Cardiovascular disease. Metal toxicity. Brain damage. Amnesia and dementia. Brain shrinkage. Organ failure. Heart, liver, kidneys, stomach, pancreas, eyes. Birth defects. Children afflicted by anxiety and depression. Mental retardation. Fetal alcohol syndrome. Stunted growth. Facial deformity. Sudden infant death syndrome. Miscarriage. Alcohol-related violence. Child abuse, 50% of cases. Violence toward loved ones, 30% of cases. Violent acts, 40 to 80% of cases. Suicides, 20 to 50% of cases. Plus more. For help quitting, please visit some of the tragic tolls of addictive drug abuse. Over 200,000 deaths each year. Costs of $181 billion U.S. dollars each year in the United States. $33 billion U.S. dollars in the U.K. Lifetime cost of current drug addiction amounts to $575 billion U.S. dollars in the U.K. Over 100 British children each week call a hotline to express concern about their parents' drug and alcohol use. Harmful effects, brain damage, stroke, heart disease, liver disease, tuberculosis, emphysema, cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence. Crime and violence. Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs.
650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a 3-month period. Social costs. U.S. businesses lose $100 billion per year due to employees' drug and alcohol abuse. Australians pay $53 billion per year for health care, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest, with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death. 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. For help quitting, please visit. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. For many people, they are satisfied just to know that God exists, or just to read the Bible, or just to do some little prayer here and there. But to many people, other people, these are not enough. They want to know God truly. They want to be able to converse with God, to hear God's advice in everyday's problem, and to be able to be closer, literally closer to God. And for these people, we are here to offer a little help. Molte persone sono soddisfatte soltanto all'idea che Dio esista, che ci sia, e sono soddisfatte soltanto dalla lettura della Bibbia, da un po' di lettura della Bibbia, da un po' di preghiera, ma per altri non è così. Altri vogliono una conoscenza più approfondita, vogliono sentire Dio vicino, vogliono ascoltare il suo consiglio nelle cose di tutti i giorni. Per questi altri noi siamo qui oggi per fornire un aiuto. Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred, they are all the outcome of this frustration of not know God. Perché la guerra, i problemi, le incomprensioni, l'odio, la rabbia, la frustrazione vengono fuori da questa sorta di frustrazione che ci deriva dal fatto che non conosciamo Dio. All the evils that we think mankind are capable of doing come from this thirst for the knowledge of God. Tutti i mali di cui sappiamo l'umanità è capace vengono da questa sede di conoscenza di Dio. It is ironic, paradoxical, but it is true. È una cosa ironica, un paradosso, ma è vero. It is a desperate call for help. È una disperata richiesta di aiuto. Because I just don't know what else to do. Perché non sappiamo cos'altro fare. So they have to resort to violence, just like you scream out loud. E quindi arriviamo alla violenza, proprio come arriviamo ad urlare. Why is it so? Because even though we look like a human and we wear this human body, but we are the children of God, we are the Holy Spirit, we used to live in heaven where we have absolutely everything, anytime we want. E perché accade tutto questo? Perché anche se noi siamo qui e vestiamo questi abiti e abitiamo in questo corpo, noi siamo figli di Dio, figli dello Spirito Santo, e una volta abitavamo in paradiso e avevamo tutto quello che volevamo in ogni momento. Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you? Ora sappiamo che siamo il tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi. That means that we are nothing but God inside. E questo significa che dentro di noi non c'è null'altro che Dio. Because we are that God, we are not used to with having to work for the things that we need, not used to with having to ask for the thing that we want and not even having it. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes
this frustration breeds violence, breeds hatred and breeds eventually war. E siccome abbiamo questa sete dentro di noi, questa presenza di Dio dentro di noi, non siamo abituati a chiedere quello di cui abbiamo bisogno, a lavorare per quello di cui abbiamo bisogno, perché tutto ci veniva dato tranquillamente, e quindi questa cosa genera una sorta di frustrazione, ci sentiamo senza speranza, e questa frustrazione esplode in violenza, odio, guerra. So the people who make war are the people who really the most desperate for love and for help. Quindi le persone che fanno la guerra, che causano la guerra, sono quelli che hanno più bisogno di amore e di aiuto. But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom and understanding into their state of being. Ma siccome loro sono così attaccati a questa disperazione, è sempre più difficile portare a queste persone l'amore, la saggezza, la comprensione. Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all even being grateful to him. È proprio come quando una persona è molto molto malata, non riconosce il medico e non è nemmeno grato al medico. So before we fall into this desperate state, we would better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation. E quindi prima di cadere in questa grossa disperazione, in questo stato, diciamo, dobbiamo cercare di trovare Dio più praticamente, così non avremo bisogno di fare l'esperienza di questo senso di essere senza speranza e di essere disperati. No doubt God loves all of us no matter what we do. Jesus forgave all of us no matter what we do, even to him personally. He has forgiven his enemy and pray for them. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Senza dubbio Dio ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo. Gesù ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto anche Lui. Ci ha perdonato tutti, ha detto Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Every time I read something about Jesus again, I always want to cry. Tutte le volte che leggo qualcosa su Gesù sento forte il desiderio di piangere. Such a great love can only come from God. Un amore così grande può solo venire da Dio. We ourselves are all children of God. Why don't we have this love? Tutti noi siamo figli di Dio. Perché non abbiamo questo amore? We do have. Ce l'abbiamo in realtà. It's just that we have not activated. Have forgotten how. Ma non lo abbiamo attivato. Abbiamo dimenticato come farlo. We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus. Tutti noi abbiamo amore, ma non fino all'amore che ha Dio, il nostro Signore Gesù Cristo. In order to have it again, we can still try. Possiamo ancora cercare di averlo di nuovo. God forgive all of our sins. Jesus forgive us. He died for us, and we will be always equal in the eyes of the Lord. Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all? Il Dio ci ama tutti, ha perdonato i nostri peccati. Gesù ha perdonato i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Allora perché dovremmo amare Dio? Dovremmo attivare questo amore? Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves. Perché se non attiviamo questo amore, soffriremo noi. And of course, we sometimes bring suffering to the loved ones, to whomever in contact with us, and to our surrounding, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example. E molte volte noi siamo causa di non amore, di sofferenza per le persone che abbiamo intorno, anche per quelli che amiamo, se prendiamo una decisione sbagliata. Anche sbagliatissima, possiamo fare del male alla nostra nazione e possiamo anche fare guerre. We must activate this love in order not to know God, but to know that we are
a part of God, we are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one. Dobbiamo attivare questo amore non per conoscere Dio, ma per capire che noi siamo parte di Dio, che noi e Dio siamo una cosa sola, proprio come il nostro Signore Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno. We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth. Non possiamo essere uno con Dio lavorando da soli, parlando da soli, agendo da soli. Noi dobbiamo essere uno con Dio, essere Dio sulla terra. We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God in this planet. All of His magnificent quality, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy and kindness, happiness to all the people around us. Noi dobbiamo ricongiungerci con l'oceano d'amore che è Dio, diventare uno con questo oceano d'amore e trasmettere le qualità che sono le qualità di Dio, la gentilezza, l'amore, la gioia, l'allegria anche alle persone, a tutto il mondo.